Signore e signori, amici ed amiche del Futsal Nazionale, buonasera e benvenuti dal Pala Torrino che ospita il secondo turno della Coppa Italia, lo scontro fra Todis Lido di Ostia e Vitulano Dragstor Manfredonia, che oggi si giocano l'accesso alla Final Four. Inizia qui ufficialmente lo scontro. Taloni, primo ingresso nella partita per il numero 30 di Ponto, vuole andare in avanti dal Capitan Barra, anticipato, poi c'è la conclusione di Esposito, torna da Barra! Federico Barra, dopo 5 minuti di gioco, passa la Todis Lido di Ostia con la firma del suo capitano, è 1-0. Taloni che arrivava sulla destra. Pronto anche Ceppi con un altro cambio, occhio al pallone verso dall'Onder, c'è lo scarico, Lupoli col mancino, grande intervento di Ponto, occhio ora Cimanghigno, va a calciare sulla ribattuta, arriva la conclusione decisiva di Jackson, raddoppia ai 10 minuti la Todis Lido di Ostia con la marcatura di Jackson, 2-0. Casa Mura si può riprendere con la rimessa, tornato in campo Barra, si gira, va a calciare, buona risposta da parte di Callegari, anzi calcio d'angolo, pronto Jefferson, dentro da Barra, pallone al lato di un soffio, pronto Jetson ad occuparsi della battuta, primo ingresso per Valerio Lutta nella partita, dentro l'area con Esposito, il pallone fuori, Jefferson calcia poi con il tacco, arriva la zampata decisiva da parte di Jetson, la doppietta personale per il numero 6, ma soprattutto è 3-0 per la Todis Lido di Ostia. Giulio Mura fuori da Fred, occhio alle finte del numero 16, la conclusione che riceve la deviazione decisiva di Jefferson e scavalca di Ponto ad 1 minuto e 20 dalla fine del primo tempo. Accorcia le distanze a il Manfredoni con il gol che andiamo ad attribuire a Fred, 3-1. Mamma mia, come si è coordinato qui il numero 2 di Mister Ceppi, ha sfiorato veramente per una questione di millimetri il gol del potenziale meno 1. Adesso Valerio Lutta, un'occhiata al cronometro per Jefferson che va da Lara, lascia sul posto Fred, poi si fa beffe anche di Callegari che ingenuamente va ad intervenire fuori dall'area con il braccio, cartellino rosso. Fine primo tempo, Todis Lido di Ostia 3, Manfredonia calcio 5-1. Arriva ora il fischio che apre la ripresa. E allora ovviamente Todis che proverà subito a chiudere questa partita, occhio alla possibilità per Leandro Cimanghigno che ci mette 10 secondi per riportare sul più 3 Todis Lido di Ostia 4-1. La rimessa per gli ospiti, buona qui la lavorazione con Mancusi, torna da dall'Under con il mancino ad impegnare Di Ponte della battuta della punizione, ora l'ok, pronto Lutta direttamente verso i pali, incrocio pieno e verso il numero 6 che torna da dal lago, occhio allo scarico dentro verso Cimanghigno a duello con Barbensi, viene chiuso di seguito alle mani verso Freddo, si fa trovare Mura sulla sinistra, occhio alla buona combinazione, ma c'è Jefferson che esce in copertura, poi Murgo in avanti regala il pallone a Cimanghigno, subito dentro da Jefferson, che combinazione, che parata di Barbensi, il portiere subentrante di Manfredonia, occhio perché c'è il corner, è ancora un miracolo di Barbensi. Murgo, occhio subito a Cimanghigno che va a recuperare e in un fazzoletto deposita in porta il gol che vale il 5-1. Il primo calcio d'angolo per Manfredonia, il pallone raggiunge al Mao, Barra chiude, occhio ancora ad Alemao, spalla alla porta sulla tre quarti, si gira sul mancino, grande lavoro per preparare il tiro del numero 9, buona anche la conclusione, leggermente a lato con la pancia, sta provando
a reagire Manfredonia. Tuttavia, senza grandi risultati. Murgo, in orizzontale da Mancusi, quindi Fred fa circolare in verticale. Scarico ancora verso il capitano Camurgo, sbagliato il controllo, barra! Fuori! Mura, avanza con la sfera, lo prende Cimanghigno che gliela porta via, poi dall'under, Cimanghigno resiste, si rialza, occhio al numero 11, la porta è sguarnita, o meglio c'è solo Fred a coprirla, che evidentemente lo fa bene perché induce Cimanghigno all'errore. Suona la sirena, arrivano qui tre fischi da parte della direttrice di gara. Todis Lido di Ossia battendo Vitulano Dragstor Manfredonia calcio a 5, per 5-1 stacca il pass per le Final Four di Coppa Italia di Serie A2. E allora è con noi Jetson della Todis Lido di Ossia, suoi meriti di aver trovato il gol del 2 e poi del 3-0. Oltre ad un'ottima prestazione. E allora Jetson, partiamo proprio dalla tua prova. Prima di tutto grazie, abbiamo fatto quello che si doveva fare, no? A casa nostra, portare questa società in Final Four era l'obiettivo nostro. Abbiamo fatto un gran primo tempo, abbiamo pure gestito bene il secondo tempo e siamo portati a casa. Tra l'altro oggi senza anche quel brivido che di solito caratterizza le vostre uscite, spesso in questa stagione è capitato che le partite, anche mettendosi bene all'inizio, poi non venissero gestite al meglio. Ti chiedo, secondo te oggi cosa vi ha permesso invece di non correre quasi mai rischi? Secondo me stiamo entrando abbastanza bene, no? Stiamo sapendo gestire bene la partita, qualche errore che facciamo poi già sistemiamo subito. Quindi è quello, principalmente a casa nostra, stiamo facendo l'obiettivo nostro e questo sta sendo fondamentale per noi. Allora, Jetson, non nascondiamo che la Todis Lido di Ossia era già in partenza una delle favorite per la Coppa Italia. Adesso un'altra delle grandi favorite non c'è più, ovviamente mi riferisco all'Eco City di Genzano. Ti chiedo, c'è dunque più fiducia, più anche speranza di poter raggiungere questo obiettivo? Guarda, sinceramente noi stiamo pensando partita a partita, non stiamo pensando agli altri, no? Noi ogni gara è sempre la stessa voglia, sempre lo stesso carattere, quindi sinceramente non stiamo pensando a nessuno, stiamo pensando solo a noi. Siamo adesso in Final Four, siamo dopo, adesso riposiamo un po' e pensiamo un attimo alla prossima partita che è contro Roma fuori casa. Allora, proprio questo volevo chiederti come ultima cosa, come si affronta la Roma, una squadra ossica, una squadra difficile con tanti buoni giocatori? Guarda, come tutte le squadre, no? Noi, come ti ho detto, ogni partita stiamo pensando, la prossima partita mi sa che siamo senza Jefferson, senza Dattarelli pure Lara, quindi dobbiamo lavorare fino lì e poi vediamo. Sicuramente loro hanno una bella squadra come il girone nostro, no? Sempre molto competitivo. E allora grazie ancora a Jetson, ancora complimenti a te e a tutti i tuoi compagni. Appuntamento alle prossime gare. Grazie. Grazie.